Bravi. Due corde e un asse di legno appese al ramo di un vecchio albero. Questa è l'altalena nell'immaginario di molti. Uno dei giochi più amati da tanti bambini e allo stesso tempo un desiderio irrealizzabile per altri, in particolare se affetti da gravi disabilità. Ma il progresso oggi permette di offrire pari opportunità a tutti i cittadini e proprio per loro è nata la proposta di installare altaleni per sedie a rotelle. Un progetto che grazie alla collaborazione di privati e associazioni fanesi è stato realizzato nel parco giochi della polisportiva Ponte Sasso di Fano, un sogno diventato realtà anche per Cristina e Daniela, due giovani donne di 43 e 37 anni affette da una patologia degenerativa. Che tipo di malattia hanno? Encefalopatia mitocondriale e con retinopatia. Ed è una malattia degenerativa? Sì. Nel senso che sì. Andrà peggiorando? Sì, ha già nella cecità sì. Ha molto peggiorato, Cristina è molti anni che già non ci vede più, Daniela invece ha 5-6 anni che trova difficoltà e anche oggi è sempre ogni anno che passa. Quali difficoltà incontrate quotidianamente? Posti dove i gradini, qui a Ponte Sasso per esempio c'è un pochino più. Per esempio adesso ho trovato difficoltà nel scivolo, tutti gli anni giù il mare il scivolo è sempre disastrato, bisogna stare sempre dietro a chiamare, andare. Quindi i diritti ancora non sono uguali per tutti? No, non sono uguali per tutti. In che centro vai tu Daniela? Lei va. A San Filippo. Come ti trovi lì? Bene. Quando vai, il mattino oppure il pomeriggio? A Montepaccio c'è in giro tutto il giorno, a mezzogiorno. Mattina no, tutti i giorni. Qualche volta. Ienna, me ne appende. L'altalena ha un costo di circa 4.000 euro. L'acquisto è stato reso possibile grazie a una raccolta fondi promossa dall'Associazione Culturale Sandro Pertini, mentre la sua installazione con un contributo del Comune di Fano. Siamo riusciti a raccogliere quasi l'importo totale che serviva per l'altalena, che sono intorno ai 2.500 euro. Noi non ci fermiamo qui, il nostro obiettivo è entro l'anno di acquistarne e installarne un'altra, quindi faccio anche un annuncio a tutte le persone che ci guardano di fare un bonifico, di chiederci gli estremi. Dopo aver visto l'installazione di questa altalena speciale, anche il comune di Corinaldo ha deciso di promuovere la stessa iniziativa, regalando quindi a tanti altri bambini o adulti diversamente abili qualche momento di gioia e di spensieratezza. Mi è arrivata la telefonata di un geometra del comune di Corinaldo che sono interessati ad installarne una nel loro comune. Cosa che a noi fa molto piacere perché questo lo vediamo sempre, l'abbiamo visto sempre come un progetto pilota per far sì che culturalmente si cambi un po' e si sensibilizzi un po' tutte le amministrazioni, tutti i cittadini che hanno un po' di cuore. Buono. Un importante sostegno a questa iniziativa è stato dato dall'Unione Sportiva di Ponte Sasso, che gestisce il centro sociale intitolato a Giancarlo Santinelli, assessore del comune di Fano, disabile lui stesso, che si adoperò per realizzarlo e inaugurarlo nel 1995 insieme a tanti altri volontari e all'amministrazione comunale. Noi con molto piacere abbiamo accettato e abbiamo collaborato all'installazione perché penso proprio per i motivi per i quali questo centro è nato, la socializzazione, e quindi penso che mettere qua un'altalena che mi pare sia la prima nel comune di Fano in un parco gestito qui a Ponte Sasso penso che sia una cosa lusinghiera, una cosa che ci gratifica e che va a arricchire proprio diciamo, le nostre peculiarità del centro.